Salve bella gente qui, Gabby, ci troviamo su Starbound, che si potrebbe definire il successore spirituale di Terraria. Vi ho già annunciato nel vlog che avrei giocato questo gioco, ebbene adesso noi siamo nella schermata per crearci il nostro personaggio con cui condivideremo tutta la nostra avventura. A me piace molto la scimmietta, quindi noi andremo a farci la scimmia ora, maschio ovviamente. Cerchiamo un bel colore per i nostri capelli, pensavo di farli neri o marrone, marroncino, dai facciamoli marroncino. Gli facciamo poi i capelli un po' alla Goku, dai. Ma sì, o così, alla Majin Buu. Così mi piacciono. Va bene, e adesso cominciamo a metterci un vestito che può essere interessante. Ragazzi, io sono abbastanza lento quando mi creo il personaggio, perché voglio andarmi a fare un personaggio veramente carino. Guardate questi pantaloni che belli. Possiamo anche modificare il colore del nostro volto, così chiaro mi piace. La barba anche questa, possiamo modificarla. Tipo banana, così, va bene. Il colore qui, blu, giallo. Giallo come i pantaloni, se c'è. Ecco. Il colore dei pantaloni si può anche modificare. Potremmo anche farlo rosso. Sì, sì. Così mi piace abbastanza. Possiamo anche cambiare la personalità. Timido. Soldato. E fiero, come direbbe Zeb. Questo è fiero. E dai, facciamolo fiero e mi metto il nome Gabby16bit e possiamo partire con la nostra avventura. Ok, iniziamo. Questo era il personaggio di prova, quell'altro Gabby che mi ero fatto robot, ma noi adesso andiamo a giocare con Gabby16bit. Ecco, la particolarità di questo gioco è che abbiamo delle quest, qui ci sta spiegando la storia. Sembra che noi siamo riusciti a fuggire da una ribellione di scimmie, abbiamo praticamente rubato una nave spaziale da questi mini Knog e siamo scappati via nello spazio. Dentro la nostra nave dovremo avere qualcosa che ci può aiutare a sopravvivere e accettando questa quest mi viene regalato questa specie di pistola che sarebbe un manipolatore che si può usare per prendere degli oggetti sulla Terra. Ok, questa è la nostra nave spaziale. Potremmo anche metterci alla guida per viaggiare verso altri pianeti, ma questa volta stranamente non vedo altri pianeti in cui andare. Di solito vedevo che c'era un altro pianeta qui. Sembra che ogni volta cambino, forse si generano casualmente, perciò noi adesso rimaniamo qui in questo pianeta. Quindi siamo sopra l'orbita. Vediamo qua cosa possiamo prenderci. Abbiamo degli oggetti. Qua dentro era la nostra cassa della nave. Ecco, andiamo a prenderci il manipolatore, la torcia, che la vado a mettere negli slot sopra così posso equipaggiarmi tutto velocemente, anche le torce. Insieme invece me lo vado a mettere nell'inventario. La spada la mettiamo sempre qui, magari il manipolatore mettiamolo nel tasto 4 perché la spada è più importante averla sempre con noi. E abbiamo tutto, abbiamo dei semi insomma per startare una farm, una piantagione. Potremmo anche toglierci i vestiti, guardate, nudista, no? Ci mettiamo così e siamo pronti. Abbiamo completato la quest, mi vengono anche regalati dei pixel che sarebbero una moneta, la moneta di questo gioco. Penso si possa usare in vari shop. Bene. E mi sta spiegando che con questo manipolatore possiamo fare alcune cose. E adesso abbiamo pure un'altra quest. Dobbiamo cercare nel pianeta del carburante per sopravvivere. E adesso dobbiamo anche farci una crafting table. Ok, c'è un altro schermo qui. Sembra che non si possa fare niente per ora. Quindi siamo a posto. Adesso noi scendiamo nel pianeta, ecco. Bene, siamo su Alpha Algenip 38. Come vi ho detto prima, ci sono più di un pianeta, ogni pianeta è diverso e si dovrebbe anche generare casualmente come i nemici. C'è già una pianta qui che potremo prendere con il nostro manipolatore. Il manipolatore può rubare qualsiasi cosa. Vediamo se riusciamo a prenderci questa alca. Sì, si sta muovendo. Adesso dovrebbe cadere. Alleluia, bene. È caduta, ci ha dato la sua roba. Un'altra cosa che dobbiamo procurarci ora è un albero, quindi sempre con il manipolatore cerchiamo di far cadere questo grande albero per procurarci la legna. Ci vuole un po' perché il manipolatore non è l'attrezzo proprio adatto, più avanti dovremo anche craftarci delle asce, dei picconi. Comunque ora è caduto e guardate, ci ha lasciato un sacco di legna. Vedo già un primo nemico, sto attento con la mia spada scimmiesca. State lontani da me, ma comunque sembra un mob neutrale, anche se potremmo provare ad ucciderlo. Quasi quasi io ci provo, vediamo, è un livello 2, io sono un livello 1 penso, non posso vedere ancora il mio livello. Però non mi stanno seguendo, speriamo, e il suo amico mi attacca. Ai 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 ai, dove sono caduto? Ho uno di vita. Qui ci sono pure i danni da caduta, infatti ora abbiamo solo un HP.
Brutta storia. Magari tornando nella mia navicella posso recuperarmi la vita. Non lo so, ma adesso non ci proviamo. Quello che volevo fare ora, prima di farmi una casa, è cercare magari qualche punto. Perché in questo gioco ci sono alcuni oggetti che si possono trovare casualmente. Intanto ne abbiamo trovato uno qui in mezzo. Oh no, cos'è quello? No, no, mi sembra cattivo. Mi sembra un nemico. C'è un tizio che mi sta seguendo, aiuto! No, 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 lasciate! La scimmia è appena arrivata qui. Notate anche i movimenti, sono veramente simpatici e ben fatti. Come si muove il nostro personaggio, molto fluido, si potrebbe dire. Spero che il tizio di prima sia sparito. Sembra che se ne sia andato magari giù in qualche caverna. Perfetto, allora possiamo continuare. Sì, eccolo qui il punto che volevo. Abbiamo trovato già una base. E credo che userò questo punto per crearmi la mia casa, dato che volevo già sfruttare una base, perché avevo letto che si trovavano, e abbiamo quindi trovato anche una cesta. Ci ha lasciato un paio di pixel. Speriamo che non mi attaccano, no! Proprio ora che ho trovato la mia base mi vengono ad attaccare quegli uccellacci. Ma andatevene via. Scusate, ma pure un fulmine ho visto. Comunque, com'è che si apriva la cesta? E, perfetto, abbiamo trovato dei pixel, un po' di copper, aiuto! 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 No! Perché? Sono morto. E guardate cosa succede. Ma che bello, è una figata assurda. Si sta creando. Siamo una scimmia da laboratorio. Quindi ogni volta che andremo a morire, noi rinasciamo in questo modo. No, ma nudo no. Ah, ok, sono tornato vestito per fortuna. Bene, ora penso che siamo tornati al nostro stesso punto. Vediamo se riesco a tornare al punto di prima. Ok, finalmente sono tornato nel punto di prima. Nella chest mi ero dimenticato di prendere intanto questa strana arma, che adesso magari andiamo a sostituirla all'altra. Allora, Armor Penetration 1 aveva questa. Questa invece, sempre 1. Lo speed 1,92, questa 1,38. Però il damage è più grande di questa. Per ora proviamo un po' questa, tanto all'inizio non penso che cambi poi così tanto. E abbiamo trovato anche 5 lingotti di ferro. Ok, ora penso che dobbiamo andare a craftarci una crafting table, perciò premiamo C per aprire la nostra barra di crafting. Su una delle quest mi diceva che dovevo infatti crearlo. Per crearlo dobbiamo procurarci un po' di wooden planks, quindi aumentiamo un po', facciamo 10 al colpo. Ok, ora possiamo farci la crafting table, me ne crafto una. E già che ci siamo, ci craftiamo anche un arco. Qui l'arco dovrebbe essere molto migliore rispetto a Terraria, per il fatto che non ci servono frecce. Ecco, quest completata, abbiamo anche ricevuto 10 pixel di compensa, eppure la crafting table. Ok, la prossima quest è che dobbiamo procurarci della carne. Penso che forse qui c'è anche la barra del cibo, perché noi abbiamo bisogno di mangiare o per recuperarci vita o per recuperarci la barra del cibo. Forse è quella verde o forse è la stamina, quella verde sotto il mio nome, non lo so. Comunque sicuramente il cibo ci servirà per stare in salute. Allora, quello che andiamo a fare ora è posizionare la crafting table. Apriamo il nostro inventario e con il nostro manipolatore ora l'abbiamo posizionata. Allora, dobbiamo ora fare la prossima quest. Ora mi metto l'arco sul tasto 5 e vediamo un po' se riusciamo ad uccidere qualche mostro per procurarci della carne. Ok, allora, a caccia di mostri. Qui cosa c'è? Una patata? Cos'è questa roba? Oh, sì, delle patate. Possiamo andarci a piantare delle patate dopo. Perfetto. E questo è un nemico. Ho paura che sia difficile da battere. Quello che abbiamo visto prima. Aiuto. È lì di spalle. Avete visto? Mi sa che è un boss. Perché questo ha una vita assurda. No, 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 no. Speriamo che non mi segua. No, non siamo abbastanza potenti. Per prima cosa dobbiamo uccidere i nemici un po' più scarsi. Mi pare che qui verso a destra ce n'erano un paio. Ok, ho trovato un mostro qui. E sembra uno di quelli della Valle Incantata. Vediamo se quanto ha. Allora, io voglio. Ah, devo tenere premuto per fargli più danno. Ok. Voglio solo la tua carne, mi dispiace. Guardate, mi attacca. È forte. È forte questo qua. Stai là buono. Un altro colpo ed è morto. Perfetto. Però stranamente non ci ha droppato della carne. Sembra che questi qui non ce la droppino. Forse dobbiamo trovare altri nemici. Ok, l'abbiamo trovato! Aiuto! Aiuto, 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 aiuto! Ho solo un HP, non voglio morire, ma comunque anche se muoio non cambia niente. Oh, merda. Oh, guardate, guardate, guardate sopra! Colpito!
E si sta facendo buio. Sì, è notte fonda ormai. Dov'è finito quello lì? Guardate, è lì sotto, che mi sta aspettando un agguato. E vieni fuori. E vieni fuori, ma non così. Che fortuna, non è più incastrato. Ah, bene. Ci ha droppato la carne. Anche se di vita ne abbiamo zero ormai. Comunque, magari mangiando questa carne, ora possiamo guarirci. Torniamo in base, va. Dai, dai, dov'è la mia base? Oh, finalmente l'abbiamo trovata. La torcia mi ha aiutato questa notte a non perdermi. Bene. Guardate poi che bella questa spada che abbiamo trovato. Fa un strano fuoco verde ogni volta che la uso. Va bene, ora penso che dobbiamo cucinarci questa carne. E per farlo dobbiamo farci un campfire. Allora, il campfire basta craftarlo. Serve una torcia e un paio di legno, tipo 5. Ora che lo abbiamo craftato, lo andiamo a posizionare. Quindi I. E lo mettiamo sempre con il nostro manipolatore. Eccolo qui. Oh, wow. Non avvicinarti. Però sembrano neutrali, perfetto. Ora devo andarmi a prendere invece la mia carne. Vediamo come si cucina. Penso che devo premere E vicino al fuoco per cucinarla. Ecco, cook. La vado a mettere qui, cook. Perfetto, sì, abbiamo un po' di carne aliena cotta. Proviamo a mangiarla. Ah, perfetto, abbiamo completato un'altra quest. Comunque ora dobbiamo farci una fornace, ma per craftarla ci serve della cobblestone e del carbone. Intanto però volevo vedere, dato che abbiamo la vita bassa, se questa carne me la fa recuperare. Quindi andiamo a premere I e vediamo, tasto destro per mangiarla, vediamo come si mangia. Provo a metterla sul tasto 2 e premere 2. Ok, ce l'ho in mano. L'ho mangiata, però di vita non mi ha dato niente, non ho recuperato nessuna vita. Forse abbiamo qualcosa che riguarda la fame qui nell'inventario. Boh, non mi sembra di vederla. Ma qualcosa deve pur fare. Vabbè, ma ci penseremo dopo. Intanto vado a piazzarmi una torcia in questo punto qui, perché diventerà il nostro punto per scavare. Qui adesso scaveremo verso il basso per procurarci un po' di roccia. Ok, ho raggiunto questo posto più basso per prendermi la cobblestone. Ne prendo tipo 4 qui, perché ormai l'ho presa quasi tutta. E mi pare ne servivano tipo 25 per farci la fornace. Ora vediamo cos'altro ci serve per farla. Basta andare nel nostro crafting table, premere sempre E andiamo sulla fornace. Allora, la fornace era qui sotto, mi sembra. No, questa è una porta, potremmo anche farci un letto addirittura, forse per passare la notte. Comunque, la fornace era qui. Ci basta solo un campfire a quanto pare, non serve nemmeno il carbone per farlo. E allora andiamo a farci il campfire o a prendere direttamente questo qui. Ecco, prendiamo questo. E ora dovremo poter craftare questa benedetta fornace. Eccola qui. Andiamo a craftarla. Perfetto, dovremmo anche aver completato la quest. Sì. E mi ha dato 10 pixel. Va bene. Pure del ferro mi ha regalato. Ah no, questo è forse per la prossima quest. Ah no, proprio il ferro mi ha regalato. Ok, ora questa è una quest più importante. Infatti la nostra navicella ora è troppo piccola per viaggiare in giro per l'universo di Starbound. Perciò dobbiamo creare questa specie di antenna per trovare una navicella più grande. E quindi dovremo craftarcela. Allora, intanto andiamo a piazzare la nostra fornace. Penso che questa quest sia un po' più difficile delle altre. E noi adesso abbiamo una fornace per... Vediamo cosa fare. Magari per cucinare il cibo più veloce o anche la cobblestone. Non so, vediamo se ho ancora della cobblestone. Se la metto qui potrei... ma penso che mi manchi il carbone. Penso. O forse non si può proprio cucinare la cobblestone. Non lo so perché questo gioco lo sto provando praticamente per la prima volta insieme a voi. Avevo provato pochissimo prima per conto mio. Beh, direi di concludere questo episodio andando un attimo ancora un po' in giro a vedere se troviamo qualcosa. Per esempio, qua vedo altri materiali che non so cosa siano. Li andiamo a prendere con il nostro manipolatore. Ecco, mi ha dato un po' di iron ore. Ecco, quello penso che lo possiamo cucinare. Ma ci serve anche il carbone, e il carbone si trova sempre così come questo materiale. Ecco, questo dovrebbe essere del carbone, penso. Ok, sì, era carbone, però c'è un tizio qua. Ma se gli vado vicino, questo qua non mi fa niente, sembra neutrale quel tizio lì. Perfetto, allora noi basta che non gli rompiamo le scatole e lui non le rompe a noi. Ma mi sto chiedendo, se c'è questo tizio qua vicino, forse lui avrà una base da queste parti. Possiamo rubargli la base più avanti, se diventiamo potenti. Lo scaccio via da casa sua e ci rubiamo tutto. Anche qua, guardate quanto carbone c'è.
vedo un'altra chest qui. Vediamo. Solo pixel danno ste chest. Infatti anche qui c'è un'altra con dei pixel. In pratica qui solo alberi e queste strane piante, queste alghe. Stiamo scendendo da una collina. Aiuto, abbiamo trovato un mostro. Guardate questo quanto veloce è. Aiuto, comunque penso che ormai sia morto. Benissimo. Quello è morto. E qua vedo che c'è un'altra pianura con dei fiori. Possiamo prenderci pure quelli? Ah sì, possiamo addirittura prenderci questi fiori. Yellow petal. Magari servono per colorare la roba, può essere anche questo. Oh, guardate ragazzi cosa ho trovato! Questa è una casa! Posso entrare? Ehi! Sì, mi ha fatto aprire la porta. Friendly, welcome to my store. Ed è pieno di personaggi qui intorno. Sembra che noi possiamo in qualche modo interagire, magari comprare qualcosa. Sì, allora, 381 pixel, non posso comprarmi niente, sono troppo povero. Vedo che ci sono un sacco di spade. Praticamente questa è la casa del fabbro. Andiamo a vedere al piano di sopra se possiamo aprire qualche chest. Sì, possiamo proprio rubare da questa chest. Ci abbiamo la zappa per forse le nostre piantagioni. Un altro crafting table. Beh, io mi prendo tutto. Altre iron bars. E una fibra di pianta. Mi pare che possiamo anche farci delle bendane per curarci con queste. Di sopra non mi sembra ci sia altro. E sì, posso rubargli. Ma posso rubargli la roba? Ma io posso rubare tutto da questa casa? Ma non ci credo. Non è che dopo mi ammazzano se gli rubo tutto? Io mi rubo sta roba e me la porto a casa mia. Mi faccio una casa assurda. Anche queste spade. No, tutto mio, tutto mio. Potrei anche farmi forse la mia casa qui dentro, ma no, noi ce ne facciamo una. E questa è una super fornace. E adesso come esco? Vabbè, esco così, mi rubo pure le porte e tutto. Sì, sì, è stato un piacere veramente. Io me ne vado con la tua roba. Ok ragazzi, io penso che questo sia tutto per questo episodio di Starbound. È un episodio un po' iniziale per mostrarvi un attimo com'è il gioco. Prima di lasciarci voglio salutare una persona che mi ha chiesto un saluto, si chiama Christian Occhi Pinti, un grandissimo saluto, spero che continuerai a seguire questa serie. E quindi questo era tutto, spero che l'episodio vi sia piaciuto e io vi do appuntamento al prossimo. Ciao ragazzi!